anche la bambina Antonellina, però corrisponde tutto a verità, no? Quindi è vero, insomma, è un sogno che anche per me è diventato una realtà e magari lo diventerà come l'ho diventato per voi, per tanti giovani, per tanti ragazzi, no? Che abbiamo cresciuto, esatto, abbiamo visto. Sicuramente. Il prossimo a salire sul palco è del team dei ricchi e poveri. Ha un cognome molto importante, fa la terza media, viene da Oria in provincia di Brindisi, suona la chitarra, la batteria e il pianoforte. Vincenzo Alighieri! Oh, vai Vincenzo! Bravo Vincenzo! Vieni. Buonasera! Allora, lui sembra uscito un po' dagli anni 60, è vero? Vieni qua. Buonasera a tutti, sono Vincenzo Alighieri e non voglio aggiungere altro. Non è parente altro. Di Dante, insomma l'abbiamo già detto, mago e sì. Ci ha fatto vedere... Le insomma, mie passioni sono la magia, la musica in generale e diciamo tutto questo fa parte del mio cuore. Del tuo cuore. So che ci sono stati, vero, con i ricchi e poveri, dei cambiamenti in corsa, anche un po', eh? Sì, però... abbiamo dovuto cambiare una canzone. Perché questo è il bello anche, no? Di fare delle cose insieme, se no cosa si lavora a fare insieme? Beh. Allora, vediamo com'è andata, nella tua clip, Vincenzo, prego. È stata veramente una cosa straordinaria. Vincenzo è stupendo, è uno showman. È bravo. Ci ha impressionato subito sentendo la voce. Se non sapessi che tra poco tempo... Strabiliante, era gigantesco, con anche la band, l'orchestra e tutti quanti che suonavano per me. Bravo! La mia mente e il mio cuore mi guida verso i ricchi e poveri. Bravo! Grazie! I ricchi e poveri per me saranno sicuramente un punto di riferimento gigantesco. È una festa. Bellissima. Sono tutti bravi. Hanno creato un gruppo tra di loro. Mamma mia, che bravo che sei, Vincenzo. Hai fatto spettacolo, eh? Grazie di vero cuore. Abbiamo scelto James Brown. Wow! Fammi vedere. Vai. L'unica cosa che mi spaventa del brano è l'urlo, iniziale. So good, so good, cause I get in you. Ti soddisfa la canzone? Non me la sento pienamente mia. Secondo me lui renderebbe di più con un'altra canzone. Guarda, mi è venuta un'idea. Mi sta venendo un'idea anche a te. Non so se tu la conosci questa. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Ti piace l'idea? Sì, assolutamente. Sono un grande fan di Gianni Morandi. Ti piace? Sì. Poi l'hai sentita anche a Sanremo con San Giovanni. Sì, San Giovanni e Gianni Morandi. E Gianni Morandi. Sei tu che devi sentirla comunque, eh? Penso di far entrare la mente in Gianni Morandi e da Gianni Morandi farla entrare nel ragazzo che è sotto casa della fidanzata a sperare che lei scenda. Lui, secondo me, rende molto di più con questa della mamma. Perché le movenze. Sì, si è reso conto che gli viene più naturale. È divertimento puro, sono contento per tutto. È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa per uscire di casa. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro. Con la mano nella mano passeggiava con te. Dalla mamma a prendere il latte, presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Dai, scendi, dai, vieni giù, dai, ti aspetto qui, vieni, dai. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano a
passeggiava con te. Andare dalla mamma a prendere il latte, presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te, dai, scendi, ti prego, dai, vieni giù, va presto. Bravo. Grazie mille. Bravo Vincenzo. Sai che questa canzone compie 60 anni ed è ancora attualissima? Infatti, come avete ricordato, l'ha rifatta San Giovanni appunto con Gianni Morandi nel Festival di Sanremo. Ah, avete fatto bene a cambiargli la canzone. È stato grandissimo, gliel'abbiamo cambiata. Bravo, bravo, bravo. Davvero. È stato bravo. Bravissimo. È stato bravo. Un bianco e nero così meraviglioso. Davvero. È un personaggio poi lui, è veramente uno showman. Si muove anche bene. Bravo. Esatto. Quando abbiamo si iniziato muove, poi col bianco pensa, e nero. Sai cosa mi ricorda Vincenzo? Sì. Poi Annacci. È di Annacci. Che era un grandissimo. Io invidio il suo modo di ballare, non so come fai senza le articolazioni, bravo. Così si muove, è un po' da Gianni. È snodato. È snodatissimo. Grazie Vincenzo. Grazie a voi, comunque sono rimasto contentissimo di questo cambio. Ringrazio i miei coach, ringrazio anzi tutti i coach e grazie anche al pubblico. Grazie a te. Grazie Vincenzo. Bravo. Grazie. Oh, potrebbe fare il presentatore lui. E adesso...